Ciao Ciao a a tutti! ragazzi, ciao. Allora, benvenuti in questa nuovissima avventura Master Slimer ITA Quarantena Edition. Vi sfiderete tutti e 10 in delle prove che adesso vi andremo a spiegare. All'inizio di ogni prova voi avrete 2 minuti per raggruppare tutto ciò che utilizzerete all'interno della prova. Oggi inizieremo con il Creativity Test. Il Creativity Test è una prova basata sulla creatività dello Slimer e la capacità di saper cogliere nei minimi dettagli il tema trattato nella prova. Sarà assegnato un tema dall'ospite della puntata. Adesso vi annunceremo l'ospite che ci accompagnerà in questa sfida, nella prima sfida di Nella prima Master sfida. Slimer ITA Quarantena Edition. È stata una Slimer famosissima, super acclamata nel mondo degli slime. Ha partecipato allo Slime con ITA, a tutti gli Slime con ITA. Rullo di tamburi. Dai, questo. Lo facciamo? Vai, vai. Ciao. Ok. Ciao ragazzi. Ciao Flavia. Ciao Ciao a Flavia! tutti, come state? Lei è Kyoto Slimes, proprio lei che vi assegnerà il tema di questa prova. Il tema di oggi sarà il tema frutta e questa è una prova creativa. Abbiamo scelto questo tema molto aperto in modo tale che potete dare spazio alla vostra creatività il più possibile. Io sceglierò una persona la migliore e darò un punteggio da 1 a 10. Esatto, Qui proprio questa piano è piano appunto. non premeremo slime mela, slime kiwi, no, Esatto. vogliamo creatività. Esatto, appunto per questo motivo questa prova è chiamata Creativity Test. Le votazioni che verranno assegnate per ogni concorrente saranno del 25% da parte del sondaggio Instagram. 25% del mio voto, 25% del voto di Antonio della pagina OO Slimes OO e di Emanuele, sempre della pagina OO Slimes OO. L'ospite speciale di ogni puntata potrà assegnare un voto da 1 a 10 ad un solo concorrente che, secondo appunto l'ospite speciale, è stato il migliore della prova. Mi raccomando, ragazzi, una cosa che succede spesso, non copiate tra di voi. Esatto. Andiamo. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Sarà proprio la penalizzazione maggiore se vedremo che qualcuno avrà copiato. Il tempo che avrete a disposizione per affrontare questa prova sarà di 20 minuti, più i 2 minuti iniziali. Quindi ragazzi, attenzione, la prova inizia tra 3, 2, 1, via! Via. Mia. Che adesso Vai, stanno prendete tutti i scorrendo prodotti. 2 minuti iniziali. Flavia, tu sei qui. Volevo farti delle domande, non per intrattenere i ragazzi. Va bene. Allora, come sappiamo tutti, tu hai fatto parte dello Slime con ITA, quindi hai avuto un percorso molto districato nel mondo degli slime. Volevo chiederti appunto da dove è nata questa passione, cosa ti ha spinto a continuare, insomma. Esatto, cosa è Vabbè. stata quest'idea di aprire la slime, da dove è Partita. partita? Vabbè, penso come ad ognuno di noi, a me è iniziato da Yolanda, penso dal 2016, e non avevo avuto, cioè avevo una piccola pagina di slime che però non è che era molto importante Come come tutti, Kyoto insomma. Slime. È passato il primo minuto. E soprattutto acquistavo moltissimo degli slime tipo degli inglesi, ma non erano slime di pagine Instagram, ma sempre su Etsy. E così dai primi video poi ho iniziato, inizialmente utilizzavo vabbè, gli ingredienti che utilizziamo tutti, tipo il detersivo, la Vabbè, collavina, sì, l'ha fino a lasciato. poi arrivare. All'acido voi. Così. E vabbè, poi fare i video mi è sempre piaciuto, anche se la Ragazzi, fissazione era. stop! I 2 minuti iniziali sono terminati. Fermi tutti. 3, Ok. 2, 1,
Via, 20 minuti allora, a partire da adesso. Ok, continuiamo. Preferisci quelli vinili? Vabbè, che poi mi piaceva moltissimo registrare. E anche se poi come ho dovuto chiudere la pagina qualche mese fa per il fatto sia per gli impegni scolastici, anche perché non era più un piacere. Anche se gli slam mi piacciono, stava diventando quasi un dovere, sinceramente, da una passione non mi piaceva continuare in questo modo. Mi sembra giusto, è giusto. E invece il percorso slam con Ita, come l'hai preso? Vabbè, il percorso slam con Ita c'era sempre stato un sogno di tutti, penso. E sì, soprattutto è stato veramente bello perché cioè, vedere proprio le persone che normalmente ti scrivono sugli account, cioè tramite Instagram, è stato veramente un sogno e è stato molto bello come esperienza, soprattutto la prima tappa di Napoli è indimenticabile per tutti noi, penso. Esattamente, è stato indimenticabile. Bellissimo. Allora, io ora mi concentrerei invece sui ragazzi. Vediamo un po' cosa stanno facendo. Esatto, esatto. Adesso iniziamo con Alice. Ok, che ciao, stai Alice facendo? Sto facendo una base vinica, sì, rosa. Okay, qual è la tua hai idea? Già in mente qualcosa? Pensi, cioè qualcosa hai già in mente? Sì. Ok, hai già le idee chiare? Vita. Spero di riuscirti a farlo come nella mia idea. Ok, perfetto. La prossima che ho qui è Dragon Slime Roby. Come sta andando? Ciao. 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 Sta andando, nel senso che io sono partita adesso creando una base, ho un'idea in testa, però ancora mentre sto facendo la base mi sta formando, diciamo. Sta prendendo forma, quindi ancora in fase creativa proprio. Decido di utilizzare per il mio slime le palline rosse, quindi vado ad aprire la bustina e puff, palline rosse ovunque. E il bello è che io attacco a ridere da sola come se fossi pazza, ma non è altro che l'emozione per la prima puntata di Master Slime. Perfetto, va bene. Io vedo invece Francesco che ha una base già quasi pronta. Francesco Variale, illustraci un po' cosa stai facendo. Vediamo no, un po'. No, in realtà è una clay. Ok. Una clay, ok. Originale. Perché permette di fare cheesecake con le fragole. Ah, ok. Ottimo. Buona idea, buona idea. Passiamo al prossimo. Passiamo a Slimes by Sophie. Slimes by Sophie. Esatto. Slimes by Sophie. Ok, ci sono. Sì. Allora, sto facendo la base vinilica. E ho in mente di fare un DIY clay slime. Ok. E con due strati di clay e in mezzo la base vinilica con le slushy. E sarà ispirata al Dragon Fruit. Wow, bello. Bello, mi piace. Ok, invece Italo, tu cosa stai facendo? Crea il tuo slime con Elmers. Ed ecco qui il tuo slime. Vediamo Italo. Sì, sto facendo una base. Ok. Dopo andrò a colorare la base già pronta i vari colori. E poi farò il frutto a cui è dedicato questo slime in clay. Perfetto. Ok, ok, ok. Bella idea. Bella, invece bella. Daniel, tu cosa stai facendo? Daniel, vediamo che sta facendo. Io adesso sto facendo la base. E voglio fare una cheesecake a tre strati. Ah, bella idea. Hai pensato di una cosa? Ma posso fare tipo forma oppure per forza il contenitore? Come nel contenitore, però ovviamente. Come vuoi, come vuoi. Okay. Se vuoi un consiglio, io ti consiglierei il contenitore. Esatto. Però ovviamente ognuno può. Puoi fare quello che vuoi tu. Poi abbiamo Sophie Slime Shop. Allora, ho in mente di fare un DIY, okay, con la clay principalmente e ho preso principalmente due elementi, sempre cibi, uno è frutta, uno è un pochino più calorico, che esistono ovviamente, però insieme ancora no.
Okay. Allora è una bella idea, mi piace. Anche io sono curioso. Vai, invece Slimeland Shop, tu... Vediamo Slimeland Shop. La vedo molto concentrata. Allora... Allora, io ho intenzione di fare, sto facendo un attimo la base, che però andrò a mescolare a probabilmente uno slime butter, cioè uno slime, vabbè, alla clay più che altro, e lo slime sarà composto da due strati e non avrà come soggetto preciso soltanto una frutta, ma avrà anche un altro soggetto impreciso, cioè di preciso. Vai, voglio ricordare che sono passati già i primi 5 minuti. Ho già pronto, ho già una base fatta. Chi? Januel, Twisty Slime? Januel sembra pronto. Vai, vediamo. Che punto stai? Agitatissimo perché mi è caduta un po' di cosa addosso. Ah. Sto provando a fare un Gizli. Ok. Cioè, mi sto mettendo in difficoltà un Gizli ispirato al gelato. Ah, ecco. È molto uno slime molto complicato da fare, il drizzly lo sappiamo poi tutti, molto 20 tempo. Minuti ma è una bella sfida, sì, è una bella idea, sarà una bella sfida e mi congratulo per la scelta, non è da tutti esatto. Poi abbiamo Mattia. Ok, come sta andando a te? Benissimo, io ho in mente di fare una crostata alla crema chantilly. Oh! Con sopra tutte le tavole, tutti la frutta. Cioè, sì, spero di... Bella idea, veramente. Presi dalla sfida. Flavia, tu hai di consigli Ok, fare? Intanto, Flavia, ti sei fatta un'idea iniziale? Sì. Dai. Sinceramente, sto già valutando alcune persone che mi sono piaciute particolarmente. Sono facili da fare in poco tempo e soprattutto il drizzly di vedo Twisty Slime che è agitatissimo e... L'unica cosa che non volevo, l'acido borico addosso, ed è quello che è successo. Perfetto. Mi sei svuotato l'acido borico sulla scrivania. 10 minuti al termine della prova. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Io direi di lasciare 5 minuti senza interromperli, in modo tale che non... Ok, quindi intanto noi continuiamo con le domande per Flavia, giusto per intrattenere un pochettino. C'è un aroma che è sniffato tipo tantissimo rispetto ad altri. Quello al candy cane. In realtà quelli della Mystic Moments sono migliori. Ah sì, cosa consiglieresti ai ragazzi per le future prove o eventualmente in questa prova? Qualcosa che per aiutarli, incoraggiarli oppure... Esatto. Quando riguarda il slime appunto. Non saprei, cioè di andare sempre magari non di corsa, anche se ci sta il tempo da rispettare, soprattutto nel momento di addensare lo slime, perché quello che potrebbero proprio rovinare totalmente... l'esito finale, poi rispettate sempre i temi che vi assegniamo, per esempio, che è una cosa proprio importantissima. Io voglio aggiungere che gli slime, oltre ad essere un gioco, un passatempo, fanno veramente conoscere tante persone. Io per esempio non avevo avuto prima degli slime degli amici a distanza con cui mi sentivo così spesso, e noi soprattutto grazie agli slime ci siamo incontrati molto spesso, abbiamo fatto veramente delle esperienze nel 2018 che mi hanno segnato e diciamo una parte molto importante di questo questo periodo della mia vita sono stati proprio gli slime. Sì. Posso confermare la stessa cosa anche per me. Fate le ultime decorazioni perché mancano esattamente 2 minuti. Veloci. Se non riuscite, noi vi valutiamo. Esatto, se non riuscite, valutiamo quello che ci fate vedere adesso. Ripeto, e soprattutto l'idea. Visto le cose molto belle. Esatto, bravissimo. Non vedo l'ora. Manca esattamente un minuto, ragazzi. Minuto, 60 secondi. Twisty sembra veramente un gelato. Esatto, bravissimo, Twisty. Bellissimo anche quello di Giulia.
ultimi minuti per assemblare le ultime cose. Vabbè, poi li vedremo nel dettaglio. Ora vedo questi che sono molto molto belli. Anche Slime Land, molto carino. La sfida termina tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 1. Alzate le mani, tutte le mani, mani in aria, in alto, tutte le mani in aria. Perfetto, sono esattamente passati 20 minuti, ripeto, 20 minuti, la prova è terminata. Francesco Barriale, ok. Checco Varriale Slam. Perfetto, inizio con te. Allora, mostraci questo tuo slime, mostraci la tua idea. Dai. Allora, in realtà io ho fatto un tipo di kit. Ok. Allora, ho preso questa fragola finta. Bellissimo. Wow. Per ricordare le fragole. Poi ho questa base clear con l'etichetta della fragola. Con palline rosse e diverse azioni. Facci vedere bene. E poi qui ho la crema, il formaggio e i biscotti. Perfetto. Quindi a te è praticamente il nome qual è? Cheesecake alle fragole. Perfetto. Bello. Passiamo al prossimo. Mattia Spano di Creative Slime. Mostraci il tuo slime. Allora, è questo. Ok. Che c'è anche uno charm vicino, c'è una crostata. Perfetto. Con la sopra. Bello. E bello, poi c'è anche questo charm che è un ananas e glielo metto sopra in questo modo. Ora ve lo mostro per bene un attimo che giro così. Bravissimo. Che bello. Bravo, veramente bravo. Il nome è crostata con la crema chantilly e tutto, cioè alla frutta, cioè ok, va bene. Hai fatto venire fame, andiamo avanti. Ok. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Il prossimo è Twisty Slimes. Spiegaci il tuo slime. È uno slime base cloud. Sotto si trova la base bianca cloud e bianca vinilica. E sopra ci sono le palline di gelato, sarebbero, che sono le cloud alla banana, la fragola e il cioccolato con gli sprinkles sopra. Poi c'è il cucchiaino di fianco e si chiama The Monkey's Napolitan Ice Cream. The Monkey's sarebbe la scimmietta, tipo la gelateria che si trova a Napoli. Sì. Ah, è okay. Proprio... sono sorpreso, bravo. Molto realistico. Veramente super creativo. Bravo. Allora, io ho fatto... Oddio, non so come... Si vede. Bello. Sta cadendo tutto. Allora, ho fatto questa base trasparente sotto che ha un fondo di fruttini in fimo. In fimo. Bello. Bello. Uno slime a base vinilica, rosa, ho aggiunto le palline rosse per richiamare il tema delle ciliegie e ho fatto queste due ciliegine in clay che stanno sfondando praticamente. Perfetto, Alpaca Slime Official. Vai! Allora, è uno slime con sotto una base clear metà rossa e metà verde. Bello. Bellissimo. Bellissimo. Bravo, complimenti. Wow. Ma sotto com'è? Cioè, perché non si vede bene. Esatto. È clear, metà rosso e metà verde. Bello. Bello. Qual è il nome che hai dato? Watermelon Frozen Yogurt. Bellissimo. Okay. Complimenti. Bello. Allora, poi passiamo a Slimes by Sophie. Esatto. Slimes by Sophie Official. Sophie se non Alpha. Si smonta, allora, eccoci. È questo. Sì. Bellissimo. Che bello. Ora ci vedere un po'. Sì. Okay, wow. Bello. Com'è il nome dello slime? Bellissimo. È il Dragon Fruit e Milkshake Boba.
Bello. Wow, bravissima. Bello, molto super, originale. Super, super originale, bravo. E, allora, ispirato al meldone, meglio all'anguria. Ok. Scusate, sì, faccio un po' di confusione, però sono molto nervosa. Non preoccupare. Il percento fin da qui. Fantastico. Allora, lo slime è composto da due strati, uno sottobilinico che è leggermente creamy e doveva essere più rosso, però è diventato rosa perché il colorante rosso mi è finito. Vabbè, poi lo strato sopra è uno slime clear realizzato con la colla Elmer's di color verde e purtroppo lo slime sotto faceva le bolle, quindi lo slime verde se n'è un po' andato via. Però, allora, lo slime tra l'altro si chiama... Frozen Watermelon Mickey Mouse Edition, poiché comunque ispirato anche a Topolino. È fatto così, allora. Bellissimo. Bello, bello, bello. Unicorn Slime Ita. Perfetto. Ok, questo è questo slime e si chiama Strawberry Cheesecake. Alla parte sotto che è rosa con delle sprinkles rosa e la parte sopra invece è bianca che ricorda la glassa della torta, lo charm a fragola, delle gain a frutta e vari sprinkles. Carino, okay, carino. Ha non male, non male. Bello. Le consistenze? Esatto. È un fluffy slime thick. Ok, entrambi? Sì, sì, posso tutti e due. Ok, perfetto. Io... Allora, questo Daniel. È slime. Eccolo. Ok, dividiamo, vai. Wow. È fatto tre strati. Quello più in basso è fatto con base vinilica e ho aggiunto questo polistirolo a pezzi. Bravo. Poi quello bianco è semplice, base vinilica e poi sopra ho mischiato due colori, il rosso e il viola. Mm-hmm. E sopra ci ho messo gli sprinkles e delle palline e si chiama Blackberries Cheesecake. Sophie's Lime Shop. Allora, okay. Si chiama, è formato da più parti, cioè questa qui sì, che è verde, mm-hmm, poi ci sono due Oreo in clay, non so se si vedono. Mm-hmm. Sì. Sì. E poi un clear verde. Si chiama Cookies and Cream Avocado Magic. Non wow! Complesso. Bello. E questo, cioè praticamente la base di tutto, è un verde butter con dei jelly cube, dei glitter neri, verdi, dei glitter hollow e delle specie di Bingsu Beats. Poi questa sarebbe la glassa da andare a mettere sopra e poi ci si aggiungono gli Oreo. Bravissima, bella idea, molto brava. Super creativa. Il nome soprattutto. Esatto. Bravo. Okay, raga, veramente bravissimi. Bravi. Tutti. Sono sorpreso. Ci sarà sicuramente, sarà difficilissimo giudicarvi perché uno più bello dell'altro, bravissimi. Infatti, veramente bravi. Veramente creativi, grazie. Tutti creativi. Veramente bravi. Ragazzi, adesso noi giudici ci riuniamo per giudicare. Saranno poi effettuati delle addizioni ai voti dei sondaggi Instagram e poi comunicheremo i risultati prestissimo. Io sinceramente ho trovato difficilissimo giudicare, esatto, cioè farmi almeno un'idea iniziale perché... Veramente tutti bravissimi. Non me l'aspettavo, raga, è uno slam così ben fatto. Non c'era un'idea di fondo. Ho detto vabbè, mettiamo. Esatto, ho trovato un po' sciabo, non sapeva di molto. Se ero molto fiducioso e lei mi aspettavo. Esatto, più. Io avevo altre. No, a me è piaciuto, dai. Per lei, però un po' troppo pieno, però è carino, dai. E quindi niente, siamo d'accordo. Io direi di sì, abbiamo fatto le nostre scelte, i nostri giudizi li abbiamo espressi. Sì. Secondo me va bene. Allora possiamo andare. Esattamente. Andiamogliela a dire. Abbiamo i risultati, quindi adesso ve li comunicheremo. In che modo? Vi diremo di spegnere tutte le videocamere e solo 4 persone dovranno tenerle accese, di cui saranno 2 i migliori e 2 i peggiori che saranno gli eliminati. Dovranno accendere la videocamera. Allora, il primo è Checco Variale. Puoi attivare la fotocamera. Puoi attivare la fotocamera. Il secondo è Gianluca Fedele.
La terza è Slimes by Sophie. Ok. E l'ultima è Unicorn Slime Ita. Allora, tra di voi ci sono due peggiori e due migliori. Esatto. La prima persona che voglio chiamare è Slimes by Sophie. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Perché con 44 punti sei la migliore della puntata. Complimenti. Bravissima. Allora, voglio anche dirti che Kyoto Slimes ha voluto darti il bonus che poteva dare a chi voleva. Quindi ha dato a te il bonus di ben 10 punti. E quindi veramente sei stata bravissima. E quindi brava, ok. Vuoi dire qualcosa in merito? Esatto. Ok, sì, ringrazio Flavia e voi. E niente, mi sono impegnata e quindi sono contenta. Complimenti. Brava. Comunque da poche parole però. Esatto, sì. Esatto. Comunque voglio dirvi che nonostante, queste due persone saranno eliminate, voglio dire che siete stati bravissimi, perché noi due persone le dovevamo eliminare, purtroppo. Il gioco è questo. Però l'abbiamo eliminate a malincuore, perché appunto sì, eravate anche veramente lo stesso bravissimi. Solo che ragazzi, con alcuni punteggi purtroppo non ce l'avete fatta. Adesso chiamerò una persona. Checco Varriale, mi dispiace, purtroppo sei il primo eliminato di questa esperienza. Sei stato comunque bravissimo, sei veramente, hai dimostrato che ci sai fare con gli slime. Sei stato veramente bravo, complimenti, perché bravo, veramente. Infatti, bravo. Poi hai dimostrato anche che per la tua età, esatto, hai saputo battere ragazzi più grandi di te che hanno comunque fatto, esatto, un provino per accedere a questa. Già, allora vi dico che sono state 54 le persone a chiedere di entrare, e se siete entrati nei 10 è già un grandissimo traguardo. Quindi ecco, allora, quindi adesso siete rimasti in due: Twisty Slimes e Unicorn Slime Ita. Allora, crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Mi spiace. Twisty Slime, voglio dirti che sei stato il secondo migliore della prova Creativity Test. Bravissimo. Bravo. Bravissimo. Grazie. Allora, hai avuto 35 punti. Nonostante non abbia avuto i 10 punti da parte cioè i bonus, sei riuscito a scalare proprio la vetta, tra virgolette, esatto, del traguardo. Veramente bravo, hai qualcosa in merito da dire? Era difficile. E poi sei riuscito a fare un drizzle in 20 minuti. Esatto. Cioè, io ho voluto premiare, infatti tutti noi abbiamo dato 10, sia per il coraggio, per aver fatto un drizzle in 20 minuti. Esatto, fatto bene, da quello che abbiamo potuto vedere. E poi è stato anche bello, soprattutto il nome che sei riuscito a dargli. Grazie, veramente molto originale. Andiamo avanti con, quindi, l'ultima, impegnati sempre, eliminata. Allora, perché mi dispiace un sacco, veramente, perché siete entrambi delle persone bravissime,
gentilissime, carinissime entrambi. Lo dico a malincuore, purtroppo siete i primi due eliminati di questo concorso. Spero vi siate divertiti. No, io volevo dire una cosa. Vai. Lei però ha vinto il sondaggio del pubblico. Esatto. Quindi sei piaciuta veramente tanto al pubblico. Quindi non ti scoraggiare, perché è stato proprio questione di punteggi. Qui è stato proprio per pochissimo. Per pochissimo, veramente. Ma poi veramente la tua pagina è risaltata molto, molto rispetto a tutti gli altri che hanno mandato il provino. Veramente ci siamo innamorati della tua pagina. Esatto, soprattutto di questo, sì. Ed è stata proprio la cosa che ci ha colpito di più. Cosa c'è sbagliato nei vostri slime, se si può dire così? Okay. Erano troppo... No, ma in realtà non è neanche troppo, però ci sono state molte delle idee che hanno prevalso su altre. Esatto, questo è stato. Non è che voi siete, non avete fatto bene lo slime, anzi, erano bellissimi. Solo che alcuni sono riusciti a cogliere nei minimi dettagli alcune cose, quindi sono riusciti a comunque a rimanere. Complimenti ancora una volta per essere tutti arrivati quanti. Ok, quindi tutti gli niente. Altri siete salvi. E bravi tutti, perché i punteggi erano veramente alti per tutti. Veramente altissimi, alti, alti, alti. Quindi ragazzi, grazie per averci seguito fino ad adesso. Se vi sta piacendo questo format, cliccate un like qui sotto, condividete con tutte le persone che volete. E niente, continuate a seguirci ogni giovedì, sempre qui sui canali di Slime Corita. Ciao! Ogni giovedì dal 28 maggio solo su Slime Corita.